Ci ritroviamo ancora una volta, di questo ringrazio tutti voi che seguite gli appuntamenti con la informazione di Rai TV. Una apertura che diventa quasi d'obbligo per quanto riguarda il ministro dell'Interno Salvini, che in una diretta a Facebook ha cercato un po' di chiarire le posizioni per quanto riguarda tutto quello che attiene alla immigrazione clandestina, porti chiusi, nave ONG e così via continuando. Vediamo il servizio che ha preparato per noi Mario Grasso. Ieri il Tribunale dei Ministri di Catania ha ascoltato il capo di gabinetto di Salvini al Ministero degli Interni sulla vicenda della nave Diciotti, l'imbarcazione della Guardia Costiera bloccata a Catania nell'agosto scorso per alcuni giorni nell'attesa che dal Ministero fosse consentito, dopo un lungo tira e molla anche con l'Unione Europea, lo sbarco dei migranti trasbordati da un barcone nel canale di Sicilia, per il quale il Tribunale dei Ministri appunto ha aperto una procedura. Oggi Salvini sul suo profilo Facebook ha commentato duramente la vicenda. Il Tribunale dei Ministri di Catania, che ieri ha ascoltato per ore il mio capo di gabinetto e l'ex capo del Dipartimento Immigrazione del Ministero dell'Interno come se fossero pericolosi soggetti per il blocco di 4 giorni di un barcone per lo sbarco, state usando male i soldi pubblici degli italiani. Siccome il 99% dei giudici fa bene il suo lavoro, il 99% dei magistrati fa bene il suo lavoro, il 99% dei pubblici ministeri e degli avvocati fanno bene, obiettivamente, liberamente il loro lavoro, se c'è qualcuno che invece usa il denaro pubblico per fare politica e per processare un ministro che fa semplicemente quello che ritiene di dovere poter fare, questo mi dà fastidio. Se sulle migliaia di giudici che fanno bene, liberamente, onestamente il loro lavoro, c'è qualcuno che invece usa la sua carica per fare politica, per processatemi. Non convocate i miei collaboratori, convocate me. Vengo io a Catania domani se volete, ma vi chiedo come state usando il denaro pubblico. Sequestro di minori. Sequestro di persona perché ho bloccato per 4 giorni lo sbarco da un barcone che non ha rispettato le indicazioni e le leggi? Ma stiamo scherzando? Posso dire basta? Intanto la Procura della Repubblica di Agrigento, che indaga in queste ore sul caso della Mare Ionio, sta seguendo la vicenda della Sea-Watch tra i protagonisti di un braccio di ferro con le autorità italiane che l'hanno diffidata ad entrare nelle acque territoriali dopo aver salvato 65 migranti e che si trova di fatto al largo di Lampedusa. Al momento non è tecnicamente possibile aprire alcun fascicolo di inchiesta, sostengono dalla Procura di Agrigento, in quanto la nave è comunque fuori dalle acque territoriali. Il ministro Salvini è intervenuto su Facebook. Invece di fermarsi in Libia, di andare verso la Tunisia, di fermarsi verso Malta, è tirata dritta e vuole arrivare in Italia, assolutamente. Io dico no, no, no. Anche perché, ripeto, il diritto alla vita, il diritto alla sicurezza, il diritto alla speranza vengono prima rispetto all'immigrazione fuori controllo. Nessuno pensi di riaprire i porti. Nessun ministro, ad esempio, pensi, o neanche il Presidente del Consiglio, di ordinare a me di far entrare la nave che illegalmente ha raccolto immigrati e vorrebbe arrivare in Italia. No. Se qualcuno pensa di riaprire i porti, ha trovato il ministro sbagliato e il partito politico sbagliato. Faccio finta di non sentire e guardo solo avanti. Ed è una annosa questione questa, nella quale si scontrano varie forze, il diritto alla vita, il diritto a salvaguardare appunto tantissime persone, ma d'altra parte anche il diritto di una nazione a doversi difendere e farsi rispettare nelle regole. Cambiamo decisamente argomento, andiamo a Catania, dove la morte di Carlo Maraviglia, avvenuta per un arresto cardiaco fulminante, ha portato la FIDAL a regalare dei defibrillatori che domani verranno impiantati nel lungomare. Vediamo. Due defibrillatori semiautomatici saranno donati dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera alla città di Catania perché siano installati nella pista ciclabile, ma anche percorso running certificato dalla stessa FIDAL, al lungomare dove purtroppo qualche giorno fa un appassionato della corsa, Carlo Maraviglia, è morto, stroncato da un infarto fulminante mentre appunto faceva jogging.
L'iniziativa del segretario generale della stessa Federazione Italiana di Atletica Leggera, il catanese Fabio Pagliara, da sempre uomo di sport promotore nell'ambito della FIDA del progetto Run Card, volto alla promozione della corsa, programma che metterà a disposizione i due defibrillatori. Purtroppo quanto accaduto nella pista running di Catania non è prevedibile o diagnosticabile, per cui l'installazione di due defibrillatori, uno a monte, l'altro a valle della pista, non potranno che salvare all'occorrenza davvero la vita umana. Il tutto ovviamente con il beneplacito del comune. In tal senso Pagliara ha già sentito l'assessore allo sport Sergio Parisi, che ha mostrato totale apertura. I due defibrillatori non potranno che rendere maggiormente sicura la pista nata sul lungomare, frequentatissima da ciclisti, dagli amanti della passeggiata, ma anche appunto in numero sempre maggiore da chi pratica l'attività della corsa alla ricerca del benessere fisico e psichico. Fabio Pagliara. Da catanese, da siciliano, sono rimasto particolarmente colpito quando ho letto la notizia, che da segretario della federazione mi avrebbe fatto la stessa impressione in qualsiasi parte d'Italia, ma nella mia città ovviamente è ancora più forte. E da questo punto di vista io credo che da un lato non va ovviamente colpevolizzata la pratica sportiva, in questo caso libera. Noi quando ci sono le gare c'è un'attenzione giusta, maniacale e dovuta sulla certificazione medica e altro. La stessa cosa magari non sempre c'è quando si corre appunto in maniera libera per il proprio benessere fisico. Però queste cose dobbiamo essere chiari e seri, dicendo che per limitarle o per evitarle anche a livello culturale dobbiamo cercare di creare un precedente positivo. Allora l'idea che mi è venuta, l'ho sottoposta alla federazione e sono certo che il sindaco e la sala sport saranno ben contenti di attuarla, è quella di creare appunto un precedente che sia anche una best practice nazionale, dicendo bene, su questo tema si deve continuare a correre, certamente sì, si deve continuare a camminare, certamente sì, la pratica sportiva fa benissimo, quindi è la medicina dei sani, mettiamo in sicurezza laddove è possibile con piccoli interventi per far capire che in realtà correre in sicurezza è senza dubbio meglio, è un obiettivo che le città evolute devono avere. Iniziare da Catania mi è sembrato, vista insomma la tragedia che è successo, un gesto anche simbolico molto importante. In rete è nata un'idea, intitolare defibrillatori a Carlo Maravigna. Io proprio poco fa scritto, non conosco la persona che ha lanciato questa idea molto intelligente, ma anche l'idea, non è uno statista, non è un eroe, ma è un uomo buono, quindi anche bellissima insomma indicazione. Ho già detto che ho scritto insomma che come FIDAL siamo ben contenti, il defibrillatore è un utilizzo molto semplice, quindi nell'immediato può essere utilizzato sostanzialmente da chiunque seguendo delle procedure semplici, però dici bene tu, è chiaro che questo ha un senso poi se è collegato con appunto i medici sportivi e con altri, con delle procedure che tendano in qualche modo ad aumentare le persone che hanno la capacità poi di poterlo attuare. È chiaro che non è pensabile che ci sia una persona fissa là che lo sappia fare, quindi sono dei defibrillatori che sono estremamente semplici, in città europee già ovviamente ci sono e che hanno un utilizzo tale che nell'emergenza sostanzialmente può essere utilizzato in ogni modo. Cambiamo argomento, parliamo di droga, ma ne parliamo per la lotta continua, diuturna, che le forze dell'ordine cercano di fare per arginare questo consumo e lo spaccio. Questa volta ci troviamo a Contesse, nel Messinese, nella zona di Santa Lucia, sequestrato contemporaneamente sia droga che armi. Vediamo. Era lui, secondo gli investigatori, che forniva la droga al gruppo criminale con base in questo casolare di Santa Lucia, sopra Contesse, nel Messinese. Vito Salvatore Scuderi, 56 anni, catanese, è stato arrestato stamani all'alba insieme ad altre tre persone. Mario La Camera, 41 anni, Giovanni Giuseppe Costantino, parenti di Vincenzo Costantino, noto pregiudicato, da cui un anno fa erano partite le indagini. Trovato in possesso proprio nello stesso fabbricato di un arsenale munizioni e droga, era stato arrestato in flagranza. Il fratello Giovanni ed il nipote Giuseppe hanno continuato ad utilizzare quei terreni come nascondiglio di importanti quantitative di sostanza stupefacente, interrati nei pressi della casa rurale, a circa un metro di profondità tra la vegetazione e all'interno di contenitori di plastica e vetro.
I carabinieri, durante le perquisizioni nella proprietà, hanno sequestrato 1 chilo di marijuana, già suddivisa in quantitativi facilmente reperibili al momento delle cessioni, sulla base delle richieste del compratore. Mario La Camera svolgeva il ruolo di intermediario, acquistando partite di droga dai due Costantino per conto di altri soggetti. Il blitz è scattato stamani all'alba. Per tutti gli indagati l'accusa è di detenzione e spaccio in concorso. Per un quinto uomo è scattata solo la misura dell'obbligo di firma. Sono in corso indagini per identificare altre persone coinvolte nel giro. E adesso occupiamoci dei colleghi della carta stampata. Come sapete, tutti i giornali hanno i collaboratori esterni, in particolare la Sicilia, che quando cura la pagina della provincia ha tutti i collaboratori. C'è agitazione, vediamo i motivi. Se non serviamo più, ci venga detto chiaramente. Così i giornalisti, in un documento sottoscritto e indirizzato ai vertici del quotidiano La Sicilia, finito nell'occhio del ciclone dopo l'arresto dell'editore Mario Ciancio Sanfilippo, imputato per i presunti rapporti con la mafia. La società è attualmente in amministrazione giudiziaria, in mano ai commissari. Una protesta senza precedenti nella storia del giornale, fondato nel 1945. In 30 collaboratori che lavorano alle pagine della provincia di Catania, raccontando anche i fatti di criminalità e mafia, hanno aderito all'iniziativa stanchi di non essere pagati. Alcuni vantano arretrati di anni. Adesso minacciano di non scrivere più articoli, lasciando scoperto il territorio etneo. Non abbiamo avuto alcuna risposta, si legge nella lettera, né garanzie. Vogliamo fare sentire la nostra voce di giornalisti che svolgono attività con professionalità e dedizione. Per questo non si escludono azioni eclatanti e scioperi. I malumori erano nell'aria da tempo, dopo l'arrivo dei commissari Angelo Bonomo e Luciano Modica a dirigere il quotidiano e il giornalista Antonello Piraneo. Abbiamo evitato perché fiduciosi, si legge nella lettera. Risposte però non sono mai arrivate. Nessuna garanzia sui compensi, peraltro già bassi, rispetto alla professionalità e all'impegno garantito in questi anni. Ci sono corrispondenti che avanzerebbero anche svariate migliaia di euro. C'è chi segnala che dai prospetti personali INPGI, l'Istituto di Previdenza Giornalistica, non figurerebbero versamenti dei contributi relativi agli ultimi anni. Una situazione ritenuta oramai insopportabile. Ne va della qualità dell'informazione, si legge, che in mancanza dell'apporto qualificato dei corrispondenti verrebbe di fatto inzuppata di comunicati di palazzo o note copia e incolla. Non possiamo più continuare a lavorare gratis. La protesta potrebbe partire già dalle prossime settimane. In tutte le città italiane si cerca di velocizzare il rapporto fra gli utenti e la città sul piano del movimento, mettendo dei bus veloci che rispettano gli orari o meno. Anche Catania sta cercando di fare qualcosa di questo genere. Due bus dell'AST dovrebbero collegare in maniera veloce l'Interland con la città, proprio per evitare l'afflusso delle macchine. Vediamo. I pendolari e gli studenti che quotidianamente raggiungono Catania dai comuni della cintura collinare da lunedì prossimo potranno godere di un nuovo servizio di trasporto più veloce e che da qui a poche settimane, forse qualche mese, si integrerà perfettamente con la rete urbana di Catania, cioè i bus AMT e le linee metropolitane. Parliamo di Speed Bus e Rapid Bus, due iniziative congiunte tra AST, azienda siciliana trasporti, la città metropolitana di Catania e i comuni di Sant'Agata di Battiati, Tremestieri, San Giovanni la Punta, Tre Castagni, Pedara. Due nuove linee AST più veloci rispetto alle precedenti che hanno l'obiettivo di far diminuire il numero corposo delle macchine che quotidianamente entrano nel centro urbano di Catania congestionando il traffico cittadino, dall'altro consentire a chiunque di spostarsi comodamente, velocemente e in assoluta sicurezza. E appunto, come è stato detto questa mattina in conferenza stampa, più velocemente rispetto che in passato all'interno del grande agglomerato che ormai comprende Catania e i comuni prossimi alla città dell'Elefante. Un'iniziativa di mobilità sostenibile con le due linee Speed Bus e Rapid Bus che di fatto si uniranno alla felice esperienza del Dinamico Bus e che chiuderanno il percorso nel capolinea AST della stazione centrale di Catania. Si parte, dicevamo, il 20 maggio, giornata del tutto gratuita per gli utenti che fruiranno del servizio e che potranno così conoscere meglio percorsi, tempi di percorrenza, un massimo di 50 minuti, strade obbligate durante il periodo di maggiore traffico, ma altrimenti il tragitto non dovrebbe superare i 40 minuti circa. Le corse praticamente ogni ora con lo Speed Bus che seguirà il percorso Pedara, Tre Castagni, Sant'Agata Libattiati, Tremestieri, Catania, mentre il Rapid Bus diventerà
familiare tra Trecastagni, San Giovanni la Punta, Sant'Agata Libattiati e Catania. Prezzo competitivo al massimo per l'andata e ritorno, si pagheranno circa 4,50 euro. Noi cerchiamo di fare tutto per ridurre al massimo i disagi, anzi dare un servizio sempre migliore e più veloce. Tra l'altro abbiamo anche voluto dare una piccola ripulita, un restyling a tutte quante le fermate dove queste ulteriori linee faranno capolino, per cercare di dare un abito anche diverso e via via seguire quel processo di ristrutturazione, di riorganizzazione di un'azienda che ha potenzialità enormi ma che, mi sia permesso, non è stata adeguatamente utilizzata. Il sindaco Salvo Pugliese sottolinea il rapporto istituzionale tra la città, l'AST, la regione siciliana e i comuni interessati. Di grande valenza, sia in termini di miglioramento oggettivo della mobilità dei paesi pedemontani in collegamento con il capoluogo etneo, sia perché testimoniano la sinergia fra le istituzioni e fra le aziende di trasporto regionali e locali. Un'iniziativa di grande valenza, grazie alla lungimiranza del presidente dell'AST Gaetano Tafuri, assolutamente condivisa dall'assessore Falcone e dal presidente Musumeci, ma che determina altresì la sinergia con l'azienda municipale Trasporti, perché noi, grazie a queste nuove linee, con l'ottimizzazione dei percorsi, la riduzione dei tempi di percorrenza, si determinerà anche un flusso aggiuntivo all'interno delle linee dell'AMT, con una rimodulazione delle linee che da qui a qualche mese verrà determinato, cambiando anche il punto di approdo che in questo momento è individuato in piazza Giovanni XXIII, la stazione centrale. Da qui a qualche mese le linee dell'AST andranno a concludersi all'interno di alcuni punti di intermodalità. E cambiamo adesso argomento, cambiamo anche città, andiamo da Cireale. Il comune di Cireale è fra i 5-10 comuni italiani che sono riusciti ad entrare nei finanziamenti per il wifi libero nei parchi pubblici e in luoghi pubblici. Vediamo i particolari. Il comune di Cireale ha partecipato e si è aggiudicato un bando europeo per il potenziamento della rete wifi gratuita. Il sistema prevede l'installazione di hotspot ripetitori nel palazzo municipale, piazze e giardini, spazi pubblici in cui i cittadini possono collegarsi e navigare in piena libertà. Allo stato l'accesso alla rete wifi del comune è consentito tramite registrazione, anche se l'apparato tecnologico viene utilizzato prevalentemente da dipendenti pubblici. Con l'installazione free tutti possono accedere alla rete internet senza limitazioni. L'aggiudicazione del bando comunitario, che ha visto la partecipazione di migliaia di comuni italiani col sistema del Click Day, ovvero l'invio di un modulo online in un indeterminato orario, ha permesso alle 500 municipalità aggiudicatarie di innovare in chiave digitale i propri territori con installazione di ultima generazione. Un lavoro di squadra, quello portato a termine dagli uffici comunali, che incoraggia future iniziative di accesso ai bandi comunitari per finanziare progetti locali di interesse collettivo. Il sindaco Stefano Lì, ingegnere informatico nel privato, pensa ad un sistema integrato in cui i cittadini possono dialogare con l'amministrazione in tempo reale e partecipare più attivamente alle iniziative pubbliche. Questo è il primo passo. Noi sì, sicuramente su questa strada dobbiamo lavorare, dobbiamo impegnarci ancora di più e presto partiremo con un altro progetto per servizi digitali. Qua un po' voglio dare anche la mia esperienza, quindi l'idea che io ho di come un'amministrazione deve lavorare, e quindi servizi digitali che sono il voto elettronico, quindi per permettere sia il referendum nel momento in cui passerà la modifica allo statuto, ma anche il voto del bilancio partecipativo, servizi di segnalazione di buche, lampadine, abbandono, spazzatura, servizi per la verifica della localizzazione degli autobus, quindi sapere dov'è e fra quanto tempo arriva, un cassetto tributario, un cassetto che permetta a ogni contribuente accese di sapere qual è la sua posizione in dare verso il comune, sia legata a multe ma sia legata a tributi come la Tari, eccetera. Un sistema di fleet management, che è un sistema che ci permette all'amministrazione di sapere in ogni momento dove si trovano tutte le auto, per vedere che utilizzo si fa delle auto pubbliche, quindi vigili urbani, area tecnica, tutte le macchine del comune, e vedere quindi anche di ottimizzare al meglio la flotta aziendale, in questo caso la flotta aziendale e la flotta dei mezzi pubblici.
E vogliamo rivedere il web GIS e quindi offrire altri servizi, e vogliamo anche ottimizzare il sistema di votazione della sala consiliare, quindi votazione e trascrizione, per evitare, anche per ridurre le persone che sono impegnate, perché oggi un'attività molto complessa è la trascrizione dei consigli comunali, invece riuscire attraverso sistemi automatici a fare dallo speech, dal parlato allo scritto. Parliamo adesso di prevenzione per quanto riguarda la salute, in particolare la salute delle donne. Come sapete, ci sono dei tumori al femminile che sono facilmente battibili se si anticipano i tempi, in particolare per quanto riguarda il tumore al seno. In questo mese di maggio, per le donne dai 40 ai 49 anni di età, si informa cosa bisogna fare. Vediamo. Si chiama Maggio Informa, la campagna di informazione e prevenzione dei tumori al seno. L'evento, giunto alla sua quinta edizione, sarà presentato il prossimo 21 maggio a Palazzo della Cultura a Catania ed è in programma sabato 25 maggio dalle 9 alle 13 in Piazza Stesicolo nel capoluogo etneo. Di particolare interesse le tematiche che saranno trattate in occasione della presentazione, dall'attività sportiva di prevenzione e riabilitazione ad una corretta alimentazione per prevenire la sintomatologia oncologica. Maggio Informa è particolarmente rivolto alle donne della fascia d'età compresa tra i 40 e i 49 anni. Sì, quest'anno presentiamo con orgoglio la quinta edizione del Maggio Informa, un'iniziativa condivisa da Andos Comitato di Catania, Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, Fondazione Marilù Tregua, quindi sempre in ricordo di Marilù che ebbe la malattia giovanissima e purtroppo non la superò, e il Quotidiano di Sicilia. Facciamo un evento al Cortile Platamone, giorno 21, un evento serio in cui si parla anche dell'importanza che ha il modo di mangiare bene a tavola, e quindi un intervento con una nutrizionista che ci spiega come mangiare bene per evitare tante patologie, fra cui anche quella appunto della mammella, e anche l'attività fisica, l'importanza dell'attività fisica, ci dobbiamo muovere sempre cercando di mantenere il peso corporeo. Sempre in quella serata di giorno 21 poi faremo una sfilata di moda con gli accessori di Mariella Gennarino, la nota stilista catanese, dove sfileranno le donne che hanno avuto la malattia ma che l'hanno brillantemente superata. È il 25 sabato dalle 9 alle 13 in Piazza Stesicolo, appuntamento con le donne nella fascia di età tra 40 e 49 anni che potranno prenotare presso la sede dell'associazione il loro esame mammografico gratuito. Quindi non entriamo nel merito dello screening, che come sappiamo manda l'invito alle donne in una fascia di età fra i 50 e i 69 anni, ma cerchiamo di fare prevenzione nelle donne che rimangono fuori dallo screening, quindi quella fascia di età che va dai 40 ai 49 anni. Alla luce della sua pregressa esperienza, quanto è importante l'opera di sensibilizzazione che costantemente fate anche nei confronti delle donne che magari spesso non manifestano un interesse specifico? È importantissima. Se voi avrete la possibilità di venire in Piazza Stesicolo, vedrete quel sabato mattina di giorno 25 quanta gente si avvicina, quanta gente ha imparato a fare prevenzione, quanta gente è veramente informata. Ma non si finisce mai, è importante integrare anche le istituzioni come l'ASP di Catania proprio per favorire l'adesione allo screening, perché io lo dico sempre, spesso la donna prende la lettera, la cestina e non si reca a fare il suo esame importantissimo. Immaginiamo di trovare un tumore quando ancora non è nella fase palpabile, quindi dare alla donna una possibilità che sfiora il 90% di guarigione rispetto al fatto di trovare invece tumori di dimensioni più grandi quando dobbiamo affrontare la malattia in modo assolutamente diverso. Il prossimo servizio ci porta ad Agi Sant'Antonio, dove vengono dettate nuove regole per quanto riguarda la raccolta differenziata. Come sapete, la raccolta differenziata è alla base per quanto riguarda la civiltà di un popolo, di una città, ma nello stesso tempo, se fatta come si deve, riduce di molto quelli che sono i costi per la raccolta stessa. Sentiamo.
Ad Aci Sant'Antonio si cambia, annunciate novità nel servizio di raccolta differenziata, modalità diverse aggiornate a partire dal prossimo 1 giugno. Le innovazioni annunciate stamattina nel corso di una conferenza stampa dal sindaco sant'antonese e dall'assessore all'ecologia. Sì, dal 1 giugno cambiamo un bel po' di cose. Innanzitutto cambieremo i giorni del calendario per quanto riguarda il vetro, non sarà più il sabato ma sarà distribuito su 2 giorni, lunedì e venerdì. Poi non potranno più essere utilizzati i sacchi neri, lo stiamo dicendo ora, così abbiamo il tempo di esaurirli da qui all'inizio giugno. Non potranno più essere utilizzati, quindi neanche per il secco residuale del sabato. Poi ci saranno dei controlli molto serrati appunto sull'indifferenziato, non saranno più ammesse frazioni di rifiuto nel secco residuale che non siano appunto secco residuale, quindi non sarà più ammesso plastica, non sarà più ammesso carta, non sarà più ammesso vetro, non sarà più ammesso umido. Inoltre partiremo con un calendario ad hoc per le utenze non domestiche che già esisteva, ma ora lo stiamo implementando in modo da poter garantire 2 giorni di vetro anche le utenze non domestiche, in particolare per le utenze legate al food, e per 2 giorni di plastica. È un modo per incentivare ulteriormente a fare una corretta differenziata? Sì, è un modo per aumentare la percentuale di differenziata. Noi dobbiamo vedere quel 65% non come un obiettivo impossibile, come una chimera, ma come un obiettivo a portata di mano, ed effettivamente secondo me lo è. Basta appunto che ognuno faccia la sua parte, ed il comune, quindi l'amministrazione con gli uffici, la ditta e i cittadini. Continuiamo in questa possibilità di crescita del nostro territorio e soprattutto di crescita di un servizio importante che è quello della raccolta. Stiamo lanciando un nuovo calendario che inizierà dal mese di giugno, un calendario che non ha grosse modifiche rispetto a quello che è stato fino adesso, però ci permette un po' di ottimizzare quello che abbiamo fatto e soprattutto ci permette o ci permetterà di poter avere qualche punto in più nella differenziata che porta sì una crescita, ma soprattutto porta anche un risparmio nella gestione della raccolta. Contemporaneamente faremo in modo anche di distribuire i mastelli che sono previsti dall'appalto ai nostri concittadini, che saranno sicuramente d'aiuto per poter fare la raccolta differenziata così come si deve. Io invito ovviamente tutti i cittadini a collaborare, perché nella distribuzione ci sarà sicuramente qualche disagio. Sono circa 8.000 utenti nel nostro territorio, quindi abbiamo predisposto 2 giornate per la distribuzione all'ufficio ecologia il martedì e il giovedì, faremo anche delle giornate nelle varie piazze, quindi invito tutti a venire a ritirare il kit. C'è questa possibilità, ma soprattutto invito a dare consigli, perché noi attraverso quello che noi, i nostri cittadini ci consigliano e ci suggeriscono, facciamo sì che tutto quello che avviene in una forma di sinergia, di collaborazione e di crescita da parte di tutti. Alunni di scuola media del comprensivo Verga del Riposto incontrano l'amministrazione comunale. Vediamo cosa chiedono. A Riposto stamani sarà consigliera affollata di alunni delle quarte classi dell'Istituto Comprensivo Giovanni Verga in vista dell'istituzione di Baby Sindaco, giunta e consiglio comunale dei bambini che si insiederà dal prossimo anno scolastico. Un'iniziativa promossa dal MASCI, movimento dell'associazione Scout, e intrapresa dall'amministrazione Caragliano, che ha incontrato gli studenti per un primo approccio del progetto denominato Riposto, la città dei bambini. La spontaneità dei più piccoli alunni ha animato la mattinata ripostese con decine di domande rivolte al primo cittadino, dalla raccolta differenziata alla pulizia delle spiagge, ma anche una comunità più vivibile attraverso azioni mirate di abbellimento urbano. All'incontro, tra gli altri, era presente l'assessore alla pubblica istruzione Carlo Copani. Noi puntiamo appunto ai bambini per far arrivare agli adulti un messaggio concreto, che è quello ovviamente civico e su come l'ente può amministrare una città al meglio. È un progetto che in realtà partirà il prossimo anno scolastico, ma questo è stato un incontro propedeutico con i bambini appunto per lanciare il progetto La città dei bambini, che si espleterà attraverso la formazione del Consiglio Comunale dei Bambini sulla scorta di altre esperienze che sono state fatte in altre città d'Italia. Parliamo di un progetto che comunque
risale al 1991, il primo progetto fu a Fano appunto decenni fa. È un progetto al quale teniamo particolarmente perché non solo riusciremo a dare un messaggio civico importante, fondamentale, ma soprattutto perché daremo seguito alla politica dell'ascolto, che è quella che ovviamente ci siamo prefissi da inizio mandato. Si pianifica dunque un baby consiglio con tanto di sindaco e giunta che affiancherà l'amministrazione in un percorso condiviso di città a misura di bambino. E i bambini, mi fa piacere che incominciano ad avere cognizione di quello che eventualmente si deve mettere in essere, cioè dire un senso civico ancora molto più aggiornato e adeguato ai tempi. Una città dei bambini è possibile? Certo, secondo me è la cosa più idonea, perché tra l'altro, l'ho detto già all'inizio, non sono ancora smaliziati e non sono quindi attaccati a nulla. Parlano con spontaneità e chiedono delle cose che possono essere solo corrispondenti alla pubblica utilità e al, diciamo, che possono dare di ritorno a tutta la collettività. Parliamo adesso di mafia, lo facciamo grazie all'associazione che Don Ciotti porta avanti e dove la mafia viene vista non solo quella tradizionale, ma anche un po' la corruzione, le mazzette e tutto il resto. Vediamo. La mafia è certamente un fenomeno globale, è quanto emerge da un report elaborato da Libera Idee sulla percezione e la presenza di mafia e corruzione. Il fenomeno mafioso è percepito da 3 intervistati su 4 come un fenomeno globale, mentre di fatto quasi nessuno, né in Italia, tantomeno in Sicilia, ritiene che i gruppi mafiosi siano presenti solo nel sud del paese. Del report si è parlato ieri, puntando l'obiettivo sulle aziende confiscate, l'informazione e la memoria, attraverso gli interventi di Umberto Di Maggio di Libera, di Maurizio Caserta, professore ordinario di economia politica, di Antonello Piranio, direttore della Sicilia, di Giulio Francese, presidente dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia, tutti moderati dall'avvocato Goffredo D'Antona. Gli intervistati ritengono che tra le attività che più si legano alla presenza mafiosa nella regione ci siano il traffico di droga, il pizzo e l'estorsione, ma anche la corruzione dei dipendenti pubblici e il riciclaggio di denaro sporco, oltre che allo scambio di voti per il 22% in Sicilia, mentre nel resto d'Italia questo fenomeno è visto solo dall'11,3%. Il report spiega pure quanto siano coinvolti nella corruzione le figure politiche o i funzionari e gli imprenditori per il 51,4%, i membri del governo e del Parlamento, o almeno questo emerge dal dato, così come il 79,9% in Sicilia non denuncia per paura delle conseguenze della stessa denuncia. Emerge uno spaccato che dovrebbe allarmare dal momento che si tratta di un campione giovanile in molti casi in cui gli atteggiamenti qualunquisti non appaiono dominanti, anzi sono rilevanti temi pubblici e assoluta sfiducia nella politica, fattori che sembrano convivere smentendo analisi troppo sbrigative, scrive nella prefazione il presidente onorario di Libera Nando Dalla Chiesa. Questa è la valutazione del professor Maurizio Caserta. E qualche dato è interessante e forse anche preoccupante, perché ci ricorda per esempio che la percezione da parte dei più giovani del fenomeno mafioso è una percezione bassa, cioè viene percepito come un fenomeno non particolarmente preoccupante. Questo perché accade? Perché il fenomeno non c'è ed è veramente poco preoccupante, oppure perché è nascosto o viene reso nascosto e quindi diventa ancora più pericoloso? Capire come gli altri percepiscono i fatti e come a volte questa percezione sia distorta. Si è parlato anche della confisca di beni. Antonello Piranio, il direttore del quotidiano La Sicilia. Ma siamo convinti che informazione si possa anche declinare in formazione e formare nuove coscienze, nuove sensibilità oggi come ieri è fondamentale e fa parte del dovere di un giornale che vuole essere del territorio, sul territorio, nel territorio, come è il nostro. Dario Montana, attivista storico di Libera. I dati sono molto scomodi anche per noi, perché ancora dobbiamo raccontare meglio il lavoro che si fa sui beni confiscati, bisogna raccontare meglio ancora il ruolo delle mafie e bisogna raccontare meglio soprattutto la corruzione. I dati che riguardano la Sicilia sono inquietanti, è altissima la percentuale dei siciliani che dicono di aver assistito direttamente a un elemento, a un dato corruttivo, di conoscere direttamente dei corrotti, e la percentuale è veramente altissima, ma questi dati vengono accompagnati all'inutilità della denuncia. Anche su questo dobbiamo fare una riflessione.
Gentili telespettatori, finisce qui il nostro incontro con la cronaca. Vi ringrazio come sempre per la vostra cortesia. Vi ricordo che se volete rivedere il nostro notiziario potete farlo su internet cliccando al sito che vedete in sovraimpressione. Nel frattempo vi auguro una buona serata. Le previsioni meteo per la giornata di venerdì 18 maggio 2019. Cielo prevalentemente soleggiato in Sicilia, presente qualche addensamento localizzato, mari da calmi a poco mossi. Le temperature massime da 21 gradi a Palermo Agrigento, 19 sull'intera costa orientale, nell'Enese, le zone interne, 15 gradi. A Catania 19 gradi la massima, 14 la minima.